YouTube, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto voglio farvi gli auguri, oggi è il 1° di gennaio e quindi niente, buon 2018 a tutti. Praticamente quest'anno faremo 4 anni del canale, se non mi sbaglio. E sì, dovrebbero essere 4, ho una memoria pessima per queste cose, ma sì, 4 anni. In questo video voglio parlarvi quindi di qualcosa che per me è molto importante, ovvero i miei buoni propositi per quest'anno. Non so se ho mai fatto un video sui buoni propositi, ho sempre voluto farlo, però ogni volta c'era qualche problema e non riuscivo mai a realizzarlo come volevo. Quindi quest'anno semplicemente voglio parlarvi di quali sono stati i miei buoni propositi per quest'anno, se li ho raggiunti e quali saranno quelli per l'anno prossimo, e magari tra un anno tornerò qui, guarderò questo video e mentre le persone urlano nell'altra stanza dirò: cavolo, ce l'ho fatta, oppure cavolo, non ce l'ho fatta, ma spero di farcela. Innanzitutto, prima di cominciare, voglio chiedervi di scrivere qua sotto quali sono stati i vostri buoni propositi per il 2017, se li avete raggiunti tutti, quali avete raggiunto, quali no, e quali saranno quelli per il vostro 2018, perché sono molto 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 interessata di sapere cos'è che voi vi prefissate, cos'è che voi volete migliorare di voi stessi o di quello che vi succede. Voglio fare una premessa. Per me i buoni propositi dell'anno sono una scemenza. In che senso? Nel senso che non è che i buoni propositi vanno fatti soltanto il primo dell'anno per un anno e basta. Bisogna continuamente mettersi davanti dei buoni propositi da raggiungere, sempre, sempre. Nel senso che anche ad agosto tu puoi volere aggiungere un buon proposito tra i tuoi, della tua lista, un nuovo obiettivo, qualcosa di nuovo, perché si cambia continuamente. In un anno sono cambiate tantissime cose, per dirvi. L'anno scorso io non pensavo che sarebbe successo tutto questo nel 2017, che è stato l'anno più bello della mia vita, è stato un anno fantastico, e quindi non potevo fare una sola manciata di buoni propositi per un anno. I miei buoni propositi si sono rinnovati ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, sempre, perché ragazzi, in un anno cambiano tante cose, soprattutto la nostra età. Più si è, tra virgolette, piccoli, più le cose cambiano, più si cresce. E io sono ancora piccola, in fondo. L'anno scorso mi ero prefissata di andare bene all'università, di continuare con il mio canale YouTube, di impegnarmi con il mio canale YouTube, di portare cose nuove sul mio canale YouTube, e mi ero impegnata anche di viaggiare un po' di più, volevo fare qualche viaggio in più. Alcune cose sono riuscita a farle, altre no, ma alla fine devo dire che il bilancio finale di questo 2017 e che mi è piaciuto tanto. Sono riuscita ad andare a dei concerti che non avrei mai immaginato di riuscire a vedere queste persone dal vivo. Ho visto le Little Mix dal vivo, che cavolo, le Little Mix, ragazzi, sono le mie idole d'infanzia. Io di infanzia, adesso beh, alle superiori le seguivo tantissimo, mi piacevano da morire le Little Mix, e io sono riuscita a vederle, non ci posso ancora credere. Ma non solo loro, in generale ci sono un sacco di cose. Ho visto Ed Sheeran, ragazzi, anche lui uno dei miei cantanti preferiti. Ho visto Anne Marie, perché era il concerto di Ed Sheeran. Ho visto davvero davvero tanto e sono contenta. Ma ho visto gli Imagine Dragons in primissima fila, ho toccato la mano al cantante degli Imagine Dragons. Emozioni che non potrò mai mai più riprovare, cioè uniche, ragazzi, non ho parole per quanto è stato fantastico questo 2017. Ci sono stati anche dei problemi, ovviamente, ho passato anche dei momenti difficili, ma questo non rende il mio anno meno bello, perché i momenti difficili fanno parte della nostra vita e ci aiutano a formarci. Anzi, una volta Anna ha scritto sul suo canale Telegram, e sono abbastanza d'accordo con questo, che sono i momenti tristi che ci formano. È vero, i momenti felici sono belli, ma non ci danno una mano a livello, cioè non ci danno lo stesso apporto che ci danno i momenti tristi alla nostra crescita, perché i momenti tristi ci aiutano tanto a crescere e imparare ad affrontare la vita. E quindi sì, ci sono stati dei momenti tristi, ma no, non hanno reso il mio 2017 meno bello, perché il mio 2017 è stato comunque un anno fantastico. Ho fatto dei viaggi, sono andata in Spagna con tutti quanti gli altri, è stato molto bello, molto divertente. Sono andata, un po' dappertutto, ho viaggiato nelle fiere d'Italia, sono stata a Verona per, non dico la prima volta, c'ero già stata varie volte, ma ho incontrato anche voi a Verona facendo un raduno fantastico. Ho visto tante città italiane che dal sud, visto che l'anno scorso ero ancora qui a Foggia, mentre quest'anno l'ho passato tutto a Milano, ho visto città del nord che mai avrei pensato di visitare, come ad esempio Torino. Sono stata al Torino Comics, però questo nel 2016, però fine 2016. Ma vabbè, non importa, sono stata a Torino anche per vedere Ed Sheeran, quindi sono stata anche nel 2017 a Torino. Avrei voluto viaggiare un po' di più sicuramente, sì, sono stata in Spagna, ma mi sarebbe piaciuto tornare a Londra quest'anno, ma non è stato possibile, anche perché Londra non è stata proprio al massimo quest'anno, come molti
molti di voi sapranno, quindi non sono riuscita, ma spero di riuscirci quest'anno. Vorrei andare agli Harry Potter Universal Studio, mi piacerebbe tantissimo, e uno dei miei buoni propositi per quest'anno è proprio tornare a Londra e magari portarmi una bella serie di travel vlog. Un altro dei miei buoni propositi per quest'anno è rivoluzionare il mio canale, perché sto diventando grande e mi sono resa conto che ci sono delle cose che vanno cambiate, e questa settimana per me è stato un esperimento riuscito. Voi non me ne siete accorti, tra virgolette, ma ho caricato molti meno gameplay e molti più vlog che riguardano la mia vita, e vi sono piaciuti tanto, ragazzi. Il mio canale ha preso un'impennata da quando ho iniziato a caricare i vlog, e noto che ultimamente mi piacciono molto di più dei gameplay. Questo non vuol dire che smetterò di fare gameplay, assolutamente, anzi ho già una bella lista di nuovi giochi, di nuovi format che voglio portarvi per quanto riguarda il gioco, ma voglio cominciare a portare molti più vlog, perché mi piace molto di più parlare alla videocamera e raccontarvi quello che succede. Voglio portarvi con me al lavoro, voglio portarvi con me sul set, voglio portarvi con me all'università, voglio parlarvi della mia vita, voglio includervi in quella che è la mia vita, perché alla fine voi siete la mia vita ed è giusto che voi sappiate cosa succede nella mia vita, soprattutto se vi interessa, ovviamente. E ho notato che vi sono piaciuti tanto i vlog che ho fatto questa settimana. L'intervista doppia vi è piaciuta tanto, vi è piaciuto tanto il video sui miei regali di Natale, quindi vuol dire che alla fine la mia vita vi interessa, e questo mi rende molto felice. Poi, come notate, per cominciare bene l'anno nuovo mi sono ritinta i capelli, però la prossima volta li farò più sull'azzurro, perché questo colore mi piace, ma voglio provare qualcosa di nuovo e farli più sull'azzurro. Ho visto già un colore che mi piacerebbe tantissimo fare, qualcosa di pazzesco, ragazzi. Non so se sui miei capelli starà bene, ma io ci provo, perché è troppo figo quel colore, è davvero troppo bello. Vi ho presentato anche il mio gattino e vi è piaciuto tanto quel video, sono contenta. E niente, quindi magari consigliatemi qua sotto nei commenti delle cose che vi piacerebbe vedere nei vlog che vi voglio portare in questo 2018. Oltre ai viaggi, ovviamente vorrei fare molti più viaggi, proprio per portarvi video sui viaggi, perché mi piacerebbe tanto iniziare una serie di travel vlog che già avevo in realtà in passato. Vi lascio magari in descrizione qualche link di qualche video, tipo la mia avventura a Londra, l'ho ripresa tutta ed è stato molto molto bello, mi piacciono molto quei video, ogni tanto me li riguardo perché mi è veramente piaciuta quell'esperienza. Sono andata a Londra con Muro, è stato molto divertente e vorrei tornarci quest'anno, speriamo di riuscirci. E oltre ai vlog ho in mente un sacco di format fighi da portare, con giochi nuovi, format su Minecraft nuovi, serie nuove, serie tra virgolette, perché in realtà vorrei tenere come serie principale la Tabicraft, che è la vanilla, e poi la Dragoncraft, che è una serie troppo figa, cioè veramente bellissima, ragazzi, quindi mi raccomando seguitela perché è veramente una figata. Quindi sì, quelle sono le serie che vorrei portare essenzialmente, e poi nuovi format su Minecraft, e non solo su Minecraft ma anche su giochi nuovi che voglio portarvi insieme agli altri, perché è più divertente insieme. Come l'anno scorso, uno dei miei buoni propositi per questo 2018 è tenere una media alta all'università. L'anno scorso ci sono riuscita, ho una media del 29,5 circa su 30, ottima media, quindi ci sono riuscita, spero di riuscirci anche quest'anno, ma soprattutto uno dei miei buoni propositi è produrre molti più video, cortometraggi per quanto riguarda il mio lavoro, l'altro lavoro, non quello da youtuber, perché faccio già un video al giorno, anche due, quindi su quello sono sicura di essere già a un ottimo punto, però vorrei produrre molti più video per quanto riguarda il mio lavoro da regista, e voglio soprattutto farveli vedere. A proposito, se volete vedere un po' dei miei lavori, vi consiglio di seguire @colibri12 Art Production su Instagram, vi lascio anche in descrizione magari il nickname se mi ricordo, e anche il canale YouTube che vi lascio sempre in descrizione, perché lì caricherò poi tutti i lavori che farò per quanto riguarda il mio lato da regia. Ne ho già fatti tanti che però non posso ancora pubblicare perché devono essere terminati al 100%, perché sì, li facciamo e poi però per terminarli ci vuole, cioè all'inizio siamo velocissimi, poi per quanto riguarda le ultime modifiche si è sempre un po' più lenti, perché non lo so sinceramente perché, credo sia una questione psicologica, perché tu dici ormai l'ho fatto, ma in realtà non l'hai fatto perché mancano le modifiche finali. Tipo c'è un cortometraggio che è uno dei primi cortometraggi che ho girato quest'anno, che deve ancora essere finito, mancano giusto due modifiche, due scemenze da fare, ma non riesco a terminarlo, non lo so perché. Un altro dei miei propositi per questo 2018 è sicuramente il cane che entra mentre faccio il video. Che c'è? Che vuoi? Che c'è? Vuoi fare il video con me? Vieni qua. Ma devi... No, se ti metti di spalle non ti vedono. Ehi, vuole fare il video con me? Ma Polly, fatti vedere. Dai, fatti vedere. Non posso farti le coccole mentre faccio il video. Non posso farti le coccole mentre faccio il video. Vabbè, stavo dicendo, uno dei buoni propositi per quest'anno sicuramente è
passare più tempo con i miei amici, perché la mia vita sociale in questo 2017 devo ammettere che sia un po' ridotta. Non a zero, comunque sono uscita tanto, ho fatto tante cose, sono andata tante volte al cinema e tante altre cose belle, però non si è ridotta proprio a zero, però ovviamente potevo uscire molto meno. Però comunque sono andata tante volte al cinema, il cinema mi piace tanto. E un altro dei miei buoni propositi per quest'anno è leggere molto di più, perché ragazzi sono riuscita a leggere davvero molto poco quest'anno e questo mi dispiace tanto, perché a me leggere piace un sacco. Infatti ho comprato tantissimi libri per quest'anno e già da quando sono in vacanza ne ho letti tipo 4, assurdo, non leggevo da tantissimo e poi leggo 4 libri in una settimana, però mi piace davvero tanto leggere. Adesso sto leggendo dei libri sulla regia di cui mi piacerebbe portarvi qualche video, scrivetemi nei commenti se vi potrebbe interessare. Non puoi uscire, se apro la finestra poi ci sentono i rumori nel video, vai dall'altra parte. Quindi ragazzi, questi sono i miei buoni propositi per il 2018 e non c'è una lista precisa ragazzi, perché non bisogna fare una lista da spuntare quando il tuo proposito è stato realizzato. No, non è così che funziona. Dovete sentirvelo dentro cosa volete, dovete saperlo, non c'è bisogno di scriverlo, di fare una lista. Dovete semplicemente sapere quali sono i vostri obiettivi. E il mio obiettivo per quest'anno è avvicinarmi ancora un po' al mio grande sogno. Ormai tutti voi sapete qual è il mio più grande sogno, ed è quello di diventare una regista affermata. Non è semplice, ma soprattutto perché sono una donna, ci sono veramente poche registe donne affermate, ma io voglio farcela. E per questo mi servirà tutto il vostro aiuto, perché un altro dei miei grandi sogni è far diventare il mio branco il più grande del mondo. Quindi ragazzi, impegniamoci quest'anno. Questo 2018 sarà pieno di sorprese, pieno di nuove cose, pieno di novità, pieno di felicità e pieno soprattutto del mio amore per voi, perché voi lo sapete che vi voglio tanto tanto bene. Quest'anno, questo 2017, se è stato così bello, è stato soprattutto grazie a voi, specialmente grazie a voi. Grazie a tutte le volte che vi ho incontrati, tutte le fiere che ho fatto, tutti i sorrisi che mi avete regalato, i sorrisi che mi regalate ogni giorno. Grazie, grazie davvero. Quindi ragazzi, io dedico questo video, io dedico questo anno, il 2018, a me e a voi e a noi. Spero che questo anno sia bello, spero che lo sia stato anche il 2017 e spero che il 2018 sia ancora più bello del 2017. Che sia stato un anno brutto o bello, io spero che il 2018 sia sempre meglio e il 2019 è ancora meglio e così via. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, scrivetemi qua sotto quali sono i vostri sogni, i vostri obiettivi per quest'anno. Noi ci vediamo al prossimo video. Già vi a tutti ragazzi.